Il comune di Trieste ha conferito la cittadinanza onoraria all'ex presidente delle Generali Gabriele Galateri di Genola. La seduta odierna del Consiglio Comunale era indirizzata esclusivamente a questo riconoscimento, per il quale erano presenti le massime autorità istituzionali e religiose. Galateri di Genola nel suo intervento ha toccato vari aspetti, soffermandosi principalmente sul ruolo della scienza, della ricerca e della tecnologia legata al capoluogo. L'ex presidente del Leone è di fatti presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia e sprona il ruolo di Trieste in questo campo. Ci sono gli uomini da una parte e dall'altra si conoscono, si stimano e io credo che la base per costruire qualche cosa che metta a fattor comune gli sforzi da una parte e dall'altra ci sia completamente. Trieste è partita adesso con questa iniziativa del data center prima dell'Istituto di Tecnologia di Genova perché comincia a mettere insieme realtà umane e finanziarie per sviluppare il tema dei big data e dell'intelligenza artificiale. Genova è decisa e favorevole a partecipare come contributore a questa iniziativa, quindi Trieste ha veramente un'occasione straordinaria per impostare una leadership in questo settore. Parlando del ruolo delle Generali, più volte negli anni è ricorsa la paura che il colosso assicurativo possa decidere di spostare altrove i suoi uffici. Su questo Galateri di Genola si sente di rassicurare la città, lanciando tuttavia un allarme legato all'isolamento infrastrutturale del capoluogo. Quello che mi ha sempre colpito è che mentre io sento a Milano e in generale un grande rispetto, un grande apprezzamento per le persone che lavorano a Trieste, per le persone che arrivano a Trieste, il fatto di aver anche spostato questa attività di data science su Trieste ha delle ragioni specifiche, non per fare solo un piacere a Trieste. Bisogna che a Trieste si dia anche lei un po' una mossa, come si dice, e sia convinta che vuole questo, che merita questo e quindi, come ho detto spesso, per esempio questo discorso delle infrastrutture va messo a posto. Ci vuole un vero cambio di rotta, come verso, diciamo, la parte occidentale del paese si sono costruite infrastrutture da Milano a Torino ci vogliono 50 minuti, ora non può essere che da Milano a Trieste ci vogliono 4 ore, no? Quindi lì bisogna insistere, l'infrastruttura è base per qualunque tipo di sviluppo economico.